5 marzo 1922 nasce a Bologna Pierpaolo Pasolini. Adesso vorrei farle vedere un filmato che abbiamo e che è su Bologna. Queste torri viste in maniera piuttosto vertiginosa mi ricordano immediatamente l'università. Lei ha detto in un'intervista che ricorda Bologna soprattutto attraverso dei sogni. Quali? Ma io ricordo alcuni particolari di Bologna, non ricordo, cioè i palazzi, i portici, eccetera. E ho cominciato a sognarli però a tre anni di età. Sogni, che quei famosi sogni a puntate che tornano ogni mese, ogni due mesi, ogni qualche settimana, in cui invece rivedevo Bologna proprio così com'era, con i suoi colori, i suoi portici, i suoi palazzi, eccetera. E questi sogni consistevano nell'aver perso mia madre e nell'andarla a cercare. E la cercavo appunto per queste strade che vediamo adesso. Erano sogni penosi o sogni... Sì, erano sogni terribili, perché perdevo mia madre e l'andavo a cercare, ecco, per portici come questo. Questo è il portico della morte. Il portico della morte, volte... meraviglioso luogo della mia vita. Libreria Nanni. Sì. Forse il più bel posto, del più bel ricordo. Tutti ci siamo passati. La libreria Landi. Sì. Nanni. 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 Ma c'era Landi. Landi che ha pubblicato il primo libro. Poi c'era la Veronese subito girato l'angolo. Sì. Cosa le ricorda questa... Il bel portico della morte mi ricorda L'Idiota di Dostoevskij, mi ricorda il Macbeth di Shakespeare, mi ricorda insomma tutti i miei primi libri. A 15 anni ho cominciato lì a comprare i libri ed è stato bellissimo. Perché non si legge mai più in tutta la vita con la gioia con cui si leggeva allora. Angelo! Angelo!